a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo il video per quanto riguarda i miei best del 2021. Sarebbero quei prodotti che ho acquistato nel 2021 o che ho utilizzato del più nel 2021. Per quanto riguarda che ho acquistato, forse sono pochini, ma quelli che ho utilizzato effettivamente nel 2021. Allora, prima di tutto buon anno, perché non so se questo è il primo video, non lo so, dipende come cercherò di mettervi alcuni video. Non sono frequente nel fare video, ma perché non, ve lo dico sinceramente, non è un bel periodo. E quindi la voglia di fare video non è così tanta per quello, diciamo, che era prima. Ma noi siamo qui per passare il tempo, non per aprire un dibattito di problematica, e quindi andiamo avanti. Allora, mi sono fatto una lista delle cose che ho utilizzato di più, anche per darvi una diciamo una panoramica logica in tutto questo. Allora, vorrei iniziare per quanto riguarda gli occhi, e qui ho scritto primer occhi. Primer occhi io utilizzo da sempre i correttori, anche se ho dei primer occhi per quanto riguarda Anastasia, se non mi sbaglio. Oppure questo di NYX per quanto riguarda i glitter, però devo essere sincera, non l'ho utilizzato e quindi lasciamo aperta. Poi, nella fase, diciamo, dei primer occhi, vi posso dire che i correttori più utilizzati in assoluto sono quelli utilizzati l'anno scorso, e li ho messi qua. E sono il combo, la combo che io ho utilizzato anche l'anno scorso, sarebbe il correttore di Astra nella colorazione 02 e poi il camouflage, poi variano anche le colorazioni. Questa è la 30 Light Eone, che utilizzo per illuminare, quindi questo per correggere e questo per illuminare. Devo dire che la combo mi piace tantissimo, mi sono trovata bene già anche l'anno scorso e quindi diciamo rinnovo l'effetto che mi hanno fatto, e quindi rinnovo i correttori di Astra e di Essence. La new entry per quanto riguarda quest'anno è il correttore di Clio. Mi piace tantissimo, non mi dà l'effetto delle pieghette sotto gli occhi. In inverno ho cercato di no, in estate ho cercato di mettere la cipria, quindi di settarlo con la cipria. In inverno sto abolendo la cipria per quanto riguarda sotto gli occhi. O se la metto in modo leggero leggero con il puff. Con il puff, questo qui lo applico e poi gli passo questo, quindi si toglie la parte in più che rimane con la cipria. Quindi il correttore di Clio mi è piaciuto tantissimo. Questo è nella colorazione 05 e devo dire che è ottimo. Poi andiamo avanti, palettine. Le palettine ho utilizzato quest'anno, prendo anche la palettina che ho utilizzato di più anche l'anno scorso, che sarebbe la palettina dei matte di Nabla. Io questa la utilizzo perché ho delle sfumature che mi possono servire in qualsiasi make-up. Se la palettina che utilizzo, che so, una palettina piccola oppure determinati ombretti, non hanno degli ombretti matte per quanto riguarda la sfumatura, io prendo sempre questa. In svariati make-up, devo dire la verità, utilizzo questa perché mi piacciono gli ombretti, mi piacciono la sfumabilità che hanno. Mi piace anche che io, che sono non esperta di, diciamo, di make-up, riesco a utilizzarli benissimo. Ed è la palettina che io sfrutto di più perché qualsiasi palettina manca qualche colore, qualche cosa, io utilizzo questa e mi trovo benissimo. E questa è quella dove ci sono tutti i matte di Nabla. Poi la palettina che ho utilizzato di più quest'estate è stata la Midnight di Nabla, sempre. Questa palettina io ho fatto un make-up con il blu, ve la linkerò qua sopra. Ho fatto un make-up con il blu, mi è piaciuto tantissimo, sono rimasti tutti contenti di questo make-up e quindi l'ho proposto anche per un'altra festività, ora non mi ricordo, diciamo, che cos'era. Dovrebbe essere non mi ricordo se quando ha fatto il compleanno Martina, la fidanzata di mio figlio, ciao Marti.
Avevo questo make-up perché avevo qualcosa di blu, ma non mi ricordo bene, devo dire. Però mi piace tantissimo, il make-up è andato benissimo e soprattutto c'erano varie persone che mi dicevano che questi colori mi stavano benissimo sul viso, sugli occhi e a me è piaciuta tanto. La riconfermo, è una bellissima palette, anche se a me piacciono tantissimi i blu, quindi sono tra virgolette di parte, ma veramente molto molto bella. La palettina utilizzata di più in assoluto, cioè io posso dire che quasi tutte le volte che io sono uscita, che ho dovuto fare delle cose dove stavo quasi tutta la giornata fuori, è stata la Serendipity di Melissa Tani. Non so che dirvi, credetemi, è stata la palettina più utilizzata in assoluto. Ho fatto tantissimi make-up, ho fatto tantissimi make-up per quanto riguarda Foxy, Beom, Sparkle, Breaky. L'ho utilizzata tanto, veramente tanto, tanto, tanto. Si vede anche che sto facendo delle escursioni negli ombretti. Quello che ho utilizzato di meno è stato Olive e Snake, ma prima o poi li utilizzo, devo avere anche la voglia per quanto riguarda il make-up, ma devo dire che è la palettina che mi è piaciuta di più in assoluto. Mi trovo benissimo con questa palette, sfuma gli ombretti in una facilità estrema per me che sono ciompa. Mi piace proprio, mi piace questa palettina, mi piacciono gli ombretti che ci sono. Non ho una parte negativa per quanto riguarda questa palette, quindi per me è ottima ed è la migliore per quanto riguarda il 2021, sono sincera. Anche perché quelle di Huda Beauty o di Natasha Denona le ho acquistate, cioè le ho acquistate da poco e le ho utilizzate poco effettivamente. Questa è quella che ho utilizzato di più in assoluto. Quindi è inutile dirvi, è quella di Natasha Denona che poi nemmeno l'ho utilizzato, ho fatto soltanto gli swatch perché poi non mi sono più truccata. Sento che una non sta bene, non è che mi alzo, avere la forza di alzarsi poi, ma lasciamo perdere. Poi, matite occhi. Allora, le matite occhi qui ve ne faccio vedere soltanto 5. La nera ce l'ho da qualche parte, devo solo scovarla dov'è. E figuratevi che sono io soltanto che mi trucco. Pensa, pensa. Non la trovo, comunque sarà in giro. E sto parlando delle Coops Arrow di Nabla. Mi trovo benissimo. Questa l'ho utilizzata quando ho fatto il make-up blu. Questa l'ho utilizzata dentro l'occhio, l'effetto è pazzesco. Se mettete la borgogna dentro l'occhio quando fate un make-up sul malva o sul rosa, mi piace tanto, mi piace tantissimo. Ve li consiglio, io li straadoro. Ho fatto anche un make-up che poi non ho pubblicato perché sto facendo de delle prove, visto che sto facendo un corso online per quanto riguarda il make-up, e ho fatto delle varie prove e ho fatto anche una specie di eyeliner. Tipo di quelli precisi, di quelli che poi andavano nella parte sopra, comunque una cosa molto particolare. E con queste matite mi è venuto benissimo. Devo dire che se le applicate le dovete sfumare subito perché sennò lì stanno, lì dove sono e non li muovete. Lì stanno, eh? Quindi state attenti. Poi, oltre le matite occhi, andiamo ai mascara. Allora, i mascara in assoluto, i migliori che ho utilizzato quest'anno. È stato Astra. Questo qui è il rosso di Astra, che è il Maxi Volume, è il mascara migliore in assoluto che io ho potuto utilizzare nell'arco della mia vita. Diciamo che combatte benissimo con quello di Essence, quello nero, se non mi sbaglio era. È bello, 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 bello veramente. Allora, lo scovolino è a forma di pino. Ed è molto molto bello perché la parte iniziale è sottile, quindi riesci a prendere le ciglia che sono nella parte iniziale, quindi vicino al naso e tutto. E la parte, diciamo, finale ti prende proprio tutte le ciglia. Io ovviamente cerco anche di strigare le ciglia in questa maniera, ma mi sporco sempre. Ovviamente il naso è quello che si pronuncia di più, ma vi devo dire che mi sono trovata benissimo con questo mascara. Ho altri mascara, veramente ho altri mascara, quindi non lo riacquisterò, però vi posso dire che è stato il migliore in assoluto, infatti l'ho utilizzato sempre, 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 sempre.
Ovviamente chi mi ha aiutato tantissimo per quanto riguarda il fatto delle ciglia è il booster di Essence. Questo, a differenza di tanti altri che l'hanno visto da Tizio Caio e Sempronio, io l'ho visto da una ragazza che si chiama come si chiama? È una ragazza napoletana. Aspettate perché ve la devo far vedere, perché io la seguivo quando faceva i video. Olga. Si chiama Olga. Ha due figli maschietti anche lei, però lei ce l'ha piccoli. E mi ricordo che lei parlava benissimo di questo primer per quanto riguarda le ciglia. E io quando fu ne presi tre. Adesso sta spopolando perché tramite TikTok, eccetera, eccetera. Ogni volta che spunta qualche cosa siamo lì per acquistarle tutto. Ma io già lo acquistavo 3 anni fa quando fu, quindi non è che mi ha sconvolto tantissimo. Però io lo utilizzo, infatti ne avevo tre, questo è il secondo, perché il primo già è messo nelle cose da cestinare, che sono finite. Ottimo, ottimo, ottimo. Se avete delle ciglia sfigatelle, questa è una mano santa. Il mascara che ho utilizzato oggi, che l'avevo aperto per fare il video per quanto riguarda Wycon, è questo qui della Grim Volume. E a me piace tantissimo questo mascara perché mi volumizza le ciglia. Non so se si vede. Non so se si vede. Comunque, il mascara in questione è questo. E questo è il mascara che io preferisco perché, oltre a quello lì a forma di pino, questo a forma di palline, ti dà quell'effetto di volume per quanto riguarda le ciglia e veramente li volumizza perché l'effetto che ha te li districa, te li separa e li proprio volumizza, te li incurva una cosa esagerata e mi strapiace tantissimo. Infatti, di questo con i saldi ne ho preso un altro che è confezionato. Confezionato, messo da parte perché non si sa mai. Uno che ho scoperto da poco, che ho acquistato dalla bancarella di Veronica, è questo qui. E devo dire, a me di solito gli scovolini in silicone non piacciono. Questo è il mascara ed è bellissimo. Qui ha uno specchio, quindi quando mettete il mascara vi potete anche specchiare. Ma devo dire che questo, anche se in silicone, mi ha dato l'effetto voluto. Ed è questo. Queste sono le setole in silicone e devo dire che al primo impatto ho detto vabbè, le setole in silicone, mannaggia. Invece l'ho provato e mi dava quell'effetto nelle ciglia pazzesco, belle, belle incurvate. A parte che io ho delle bellissime ciglia, una cosa bella, e quindi mi trovo benissimo. Quindi questi sono i mascara più utilizzati per quanto riguarda quest'anno. Poi mi sono fatta la lista, quindi mezza cecata riesco a vedere. Il siero. Il siero che ho utilizzato è stato quello che ho utilizzato di più, è stato quello di Revolution, che è caduto, si è rotto e quindi pace amen. L'abbiamo cestinato, quindi è inutile farvi vedere un altro siero perché era quello che utilizzavo io. Poi, creme. Allora, per quanto riguarda le creme, perché contorno occhi ne ho uno, le creme, l'unica che ho finito è quella della Saponaria, che è quella nella bottiglietta di vetro che ho comprato a Scordia in un negozio bio. Ma quella che ho finito di più è questa qui. Questa è quella di Sephora, è la Super Hydration con acido ialuronico. Oltre a finire ovviamente i vari campioncini, però quella che ho utilizzato di più è questa qui. Infatti questa è la seconda perché l'ho utilizzata già la prima l'ho utilizzata nell'arco diciamo dell'inverno scorso e poi l'ho ricevuta in delle box e l'ho riutilizzata di nuovo questa. E poi ho utilizzato quest'estate questa qui della Sien Anti-Age, ma devo dire che non mi ha sconfifferato tanto, infatti l'ho utilizzata e poi all'ultimo l'ho utilizzata anche per crema delle mani, perché una crema normale, semplicissima, non è che dice c'era qualcosa di particolare. Invece come contorno occhi questo qui di Sephora, questa è la seconda perché l'ho ricevuta in una box e ora non mi ricordo l'ultima box che ho ricevuto se c'era anche questa. Questa è la mia seconda, infatti dopo di questa utilizzerò altri tipi di contorno occhi. Dai che ti pesco. E dai e dai e dai. Ecco qua, vedete? Ce n'è proprio poco 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 poco.
Questa io la utilizzo e vi faccio vedere anche con quale pennello la utilizzo, proprio per farvi vedere e per farvi capire con quale, diciamo, pennello la utilizzo. Questo qui, questo è il pennello di Real Technique, che poi non è un pennello, è una sfera. Vedete questo effetto, diciamo, è una sfera ed è abbastanza fresca. Mettete il contorno occhi e poi, invece di toccarlo, diciamo, con le mani, date quell'effetto di freschezza con questo. Io di norma gli passo la salviettina oppure il disinfettante, perché ovviamente lo tocchi così con le mani, o poi lo pulisco con il tovagliolo. Però così, passando, diciamo, riattivi la circolazione e automaticamente la crema penetra meglio. È una combo che faccio, ve lo consiglio perché è ottima. Anche questa crema devo dire che è ottima. Mi sto per strozzare con questa felpa. È tutto a posto. Poi andiamo avanti. Abbiamo i primer. I primer per quanto riguarda il viso. Allora, il primer utilizzato di più, dov'è quello piccolino? Eccolo qua. Allora, il primer utilizzato di più quest'anno, oltre ai vari campioncini e vari primer che ho testato piano piano, utilizzando due volte quello, altre due volte quell'altro, non è che la ricerca sia ottima così, però cerco di utilizzare più prodotti possibili. Invece adesso sto cercando di finire alcuni prodotti e poi aprirne altri, perché se no non mi faccio un'idea ottima. Non so poi se sono buoni per la mia pelle oppure no. Comunque, quello che ho utilizzato di più in assoluto sono due. Uno è questo qui di Essence, che è il You Better Work. Questo l'ho utilizzato tantissimo, specialmente in estate. Mi sono trovata benissimo, specialmente questo è adatto per chi fa palestra e altro. Ottimo, ma ottimo veramente. Mi trovo benissimo. L'effetto per quanto riguarda il fondotinta che viene applicato dopo, io veramente non so dirvi altro. Per me è il migliore in assoluto. Com'è migliore, ma non ce l'ho qui, è quello di Astra, nel tubetto bianco. Bianco era, se non mi sbaglio, con le venature nere. Comunque, e mi si è rotto il beccuccio e quindi l'ho dovuto mettere qui in questo pot, ma era quasi finito perché l'ho utilizzato veramente veramente tanto. Vedete, c'è soltanto una goccia alla fine, non so se si vede, è questa gocciolina che c'è qua e basta. Ma devo dire che mi è piaciuto perché mi ha aiutato tantissimo la stesura del fondotinta. Io devo dire che sono stati due primer ottimi, e questi veramente sono due primer a low cost, quindi a basso prezzo, quindi non mi aspettavo tutta questa, diciamo, performance. Invece mi sono trovata molto molto bene. Vi ripeto, non acquisterò questi prodotti, ma soltanto perché ne ho tanti altri da testare. Automaticamente voglio provare prodotti nuovi, se no veramente avrei preso di nuovo questi. Questi due proprio veramente ottimi. Poi abbiamo detto il primer, poi parliamo dei fondotinta. Allora, per quanto riguarda fondotinta, io sto finendo questo qui di Essence, il Fresh and Fit. Mi sono trovata benissimo, l'avete visto in svariati video perché è veramente il mio colore, è il 10, e mi sono trovata molto molto bene. Ma mi sono trovata bene anche con questo di Astra, che sapete che lo 03N è il mio colore identico del viso. Mi sono trovata bene, sono già qui, e considerate che ho tanti fondotinta, quindi piano piano li sto utilizzando. Mi piace l'effetto che ha sul mio viso. In questo periodo non sto mettendo fondotinta perché col fatto della dieta e col fatto della circolazione del sangue la mia pelle sta squamando. Io perdo pezzi di pelle, ma è dato anche dalla secchezza che ha la mia pelle. Infatti la idrato tantissimo. Per questo finisco tantissime creme, infatti queste sono le creme che io utilizzo per quanto riguarda il make-up. Per quanto riguarda la skincare, io ce l'ho sotto, è inutile farvela tutta in un video perché sennò non si capirebbe niente. A me piace tantissimo. Chi ha una pelle secca e chi ha un'età matura, questo è il miglior fondotinta perché è un pochettino coprente, ma ti dà quell'effetto ottimo sul viso.
Poi, per quanto riguarda l'estate, ho utilizzato questo qui di Huda Beauty e mi è piaciuto tantissimo. L'ho utilizzato, non so se si vede, l'ho utilizzato, usciva di fuori. La colorazione è leggermente più scura della mia e mi dà quell'effetto un po' giallo. Io questo lo metto con la spugna bagnata, ovviamente strizzata e tutto, e mi sono trovata benissimo. Quest'estate è quello che ho utilizzato perché la poca abbronzatura che ho preso dato dal stendere i panni fuori mi ha dato, diciamo, quel po' di abbronzatura e quindi il colore era, diciamo, buono. E questo è il Macaron 230N. Quando finirò altri fondotinta, perché ne ho abbastanza, credo che comprerò la mia colorazione effettiva perché mi è piaciuto tanto. Però in estate, perché in estate, diciamo, la mia pelle butta più sebo, quindi è molto più liscia e riesco a mettere questo prodotto che è un po' più pesante a confronto a tutti gli altri. I miei preferiti, però, per quanto riguarda questo 2021, sono i Skin Realist di Nabla. Mi piacciono tantissimo. Io ho la 1 e la 2, quindi ho la Fair e la Light. La metto in combo perché sono quelli che utilizzo in combo e mi dà il colore giusto per la mia pelle. Questi li ho utilizzati anche per il 18esimo della fidanzata di mio figlio e mi è tenuto per tutta la serata. L'ho struccato alla fine e anche nelle foto si vedeva un bell'effetto, quindi ottime, ottime, ottime. La coprenza non è alta, poi ovviamente se li dovete stratificare diventa alta, ma mi trovo benissimo perché andando in là con l'età, automaticamente, scusate se sbatto sempre gli occhi, ma l'effetto delle luci non ci sono più abituata perché è un bel po' che non giro i video, quindi mi dà un po', riesco a sbattere velocemente gli occhi. Andando in là con l'età, automaticamente meno cose mettete sul viso, meglio è, perché poi vi fa quell'effetto delle rughe che non è molto bello esteticamente. Vedete il grande fratello di Valeria Marini e capirete cosa aveva sotto gli occhi, mamma mia. Quindi state attente quando utilizzate il make-up, se avete un'età, diciamo, un po' più in là, state attenti a utilizzare le cose. Poi, cipria, che dirvi? La cipria, ribadisco quella dell'anno scorso, Astra Forever and Ever. Ho utilizzato la polvere di riso e la colorazione 02. In combo sono i migliori in assoluto. Io le utilizzo nella palettina, vediamo se riesco a vedere la spatolina che era messa qua. Un giorno era messa qua, eccola qua. Io li metto nella spatolina un po' della polvere di riso, un po' della cipria 02, li miscelo tutte e due e li applico sul viso. Mi trovo benissimo con questa applicazione. Spesso utilizzo il puff per quanto riguarda, diciamo, il settare il correttore sotto gli occhi. Devo dire che mi trovo benissimo e sono i migliori in assoluto come cipria e tutto. Poi, blush. Allora, il blush più amato, oltre ad aver utilizzato quello dell'anno scorso, Astra, lo 04, mi piace tantissimo perché è il color malva, lo sapete tutti, è inutile ribadire sempre le stesse cose. E questo qui di Kiko, perché è tra virgolette uno dei più vecchi che io ho nella mia postazione, ma il profumo è identico dell'inizio. Mi piace tantissimo perché ha questo trio e quando metto questo blush mi fa anche un effetto contouring sul viso ed è bello, veramente molto molto bello. Mi piace tantissimo e quindi lo rinnovo per quanto riguarda quest'anno perché mi è piaciuto. La scoperta però per quanto riguarda il 2021 è stato il blush questo qui di Kiko ed è della linea Fruit Explosion ed è il Juicy Blush. Questo lo utilizzo, che sarebbe quello che ho sulle guance, lo utilizzo direttamente con l'applicatore perché non mettendo fondotinta, posso metterlo, diciamo, sul viso così e quindi applico una striscia e una striscia sul naso e mi dà quell'effetto di guance sane, tipo come se io, sono stata messa vicino alla stufetta oppure vicino al camino e ho preso un po' di colorito. A me piace tanto, questo effetto e quindi
me è ottimo. Non mi ricordo l'altra colorazione, ma questo che è lo 02 per me è fantastico. È veramente, se non l'avete preso con gli sconti, prendetelo perché è eccezionale. Poi, per quanto riguarda la terra, allora, per quanto riguarda la terra, l'unica che ho utilizzato, che io mi ricordo, è questa qui di Essence, che è la Contouring 2 Palette, nella colorazione più chiara. Io miscelo le due polveri e poi li applico sul viso. Mi trovo benissimo, però se li miscelo tutte e due, se utilizzo soltanto quella scura o se utilizzo quella chiara, non mi piace perché mi dà un effetto brutto sul viso e non mi piace assolutamente. Ma quella che ho utilizzato di più è stata il bronzer di Kiko nella colorazione Honey. Io devo dire che l'ho utilizzato non essendo brava nel sfumare e nel fare, diciamo, il contouring o il bronzer. Questa è tipo per le ciombe, per quelle che non li sanno utilizzare. Io lo prelevo con un pennello abbastanza grande, mi faccio la mia sfumatura per quanto riguarda lo sculpting, per quanto riguarda il viso, e mi piace tantissimo. L'ho utilizzato anche per fare, diciamo, il contouring per quanto riguarda le zone alte della fronte. Non l'ho messo ovviamente per quanto riguarda il naso perché non lo so fare, quindi già è storto di suo. Se ci faccio un contouring sbagliato, non si sa mai. Però questa è una polvere proprio ottima, 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 ottima veramente, perché si sfuma benissimo, è sottile, non ti evidenzia, cioè nel senso più la mettete ovviamente più avete la parte segnata, ma se state attenti non vi evidenzia, non vi fa macchia. Per me è la migliore veramente. Poi andiamo avanti, illuminanti. Allora, illuminante, devo dire che ho utilizzato vari illuminanti, non ho un preciso illuminante da farvi, diciamo, da identificare per quest'anno. L'unica cosa è che ho utilizzato, molto spesso ho utilizzato anche degli ombretti, in base a come ho fatto gli occhi, ho utilizzato tipo un ombretto come illuminante. Non le ho messe sulle guance perché mi sono accorta che in qualche fotografia qualche illuminante si notava troppo e quindi non mi è piaciuto. E quindi è inutile mettervi un illuminante che non ho utilizzato così tanto e da piacermi così tanto. Poi, per quanto riguarda le palette viso, e ribadisco palette viso che sarebbe di blush, illuminante, eccetera, eccetera. Io ribadisco che le migliori in assoluto sono queste qui di Astra. Le migliori in assoluto per quanto riguarda la sfumabilità, per quanto riguarda la pigmentazione, per quanto riguarda i colori. Questa è la Mauve, bellissima. Il colore, ovviamente, voi vedete un bordeaux così acceso, ma se lo toccate piano piano e lo sfumate bene, è un colore che potete utilizzare tutti benissimo. Poi c'è la Peach Romance, che sarebbe questa qui. Queste sono quelle che io prendo quando non so quale blush o quale illuminante prendere. E questa, che è la Pink. Allora, io devo dire che la cosa che utilizzo di meno è la terra. Poi, per quanto riguarda tutto il resto, li utilizzo tutti. Blush e illuminante. Poi, ecco. Poi abbiamo lo spray per quanto riguarda il viso. Allora, lo spray più utilizzato in assoluto e si vede è questo qui di I Love Revolution, che ha l'odore del cocco. Non ho visto cosa eccezionale per quanto riguarda questo prodotto, sono sincera, non è che mi ha fatto gridare alleluia. Uno spray normalissimo, ma quello che mi è piaciuto di più è questo qui di Astra. Questo l'ho utilizzato quando ho avuto delle cerimonie, delle cose più particolari e devo dire che mi è piaciuto. Questo è anche, forse l'altro l'ho posato, quello di... L'ho comprato da Sephora, adesso non mi ricordo. Comunque l'ho posato, dovrebbe essere quello Glam Glow, una cosa del genere, e quello devo dire che mi ha fatto durare il make-up tutta la giornata. Poi, parte finale. Sì, abbiamo finito.
I rossetti è un cruccio, per quest'anno è un cruccio veramente, perché non possiamo mettere dei rossetti perché io ho utilizzato zero rossetti. Ovviamente con le mascherine non puoi utilizzare i rossetti perché si stampa, si fa, si dice e mi dà fastidio. I rossetti più utilizzati in assoluto sono Maybelline. Maybelline Superstay perché? Maybelline Superstay perché rimane il rossetto tutta la giornata, anche se avete la mascherina, non io, perlomeno quello che ho indossato io, non mi hanno trasferito nella mascherina, mi sono trovata benissimo e devo dire che sono ottimi, ottimi veramente. Queste sono le colorazioni che vi faccio vedere io, non li swatch, le avrete già visti in altri video. Quello che indosso è l'80 Ruler, che è questo. Vedete, tra il pec e il rossetto sulle labbra, ovviamente la tonalità è leggermente diversa. Poi i miei preferiti sono il 120 Artist, che è questo bel fucsia. Poi il mio preferito 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 è il 165 Successful, che è questo malva. Questo anche il Socialist, che è il 140, e poi abbiamo il Fonder, che è 115, leggermente più rosso. Queste sono le 5 colorazioni che ho utilizzato di più in assoluto per quanto riguarda il rossetto, rossetti liquidi, no transfer. Questi sono i migliori in assoluto. Come ho utilizzato di più ultimamente questi due di MAC, in base anche al make-up che facevo, quando ho fatto dei make-up abbastanza bronzer, abbastanza caldi sul viso, ho utilizzato sugli occhi, scusate, ho utilizzato questi Retro Matte Liquid Color di MAC nella colorazione So Me, che è questo un po' più scuro, e nella colorazione Burning Spice, che è questo più chiaro. E spesso facevo questo più scuro su tutto il contorno delle labbra e questo più chiaro proprio al centro. E poi mettevo il lip gloss di Astra, che me lo sono dimenticata, che ci sta benissimo con il combo, che sarebbe questo. Mi piace tantissimo, provateli perché sono ottimi. E poi le ultime due arrivate che l'ho utilizzato, se non mi sbaglio, per Natale o Natale o Capodanno, sono questi qua di Kiko e sono il Lasting Matte Veil Liquid Lip Color e sono nella colorazione 04 e 05. Di questi non vi faccio gli swatch perché già il video è lungo. Se volete vedere l'ambaradam del tutto il resto, nei miei video, quando ho fatto svuota la spesa o acquisti, eccetera, eccetera, li avete già visti. Poi, io per finire vi voglio far vedere i miei best endeavor, endeavor. Per finire vi voglio mettere i miei due must have che non devono mancare mai, infatti questi li utilizzo che ce l'ho nella borsetta. Allora, in primis questo, che è quello di Kiko, sta per finire. Perché qua sta per finire, questo l'ho utilizzato nelle feste, l'ho utilizzato sempre perché ce l'ho nella tasca della tuta. Quando vado a casa di mia mamma, io mi porto questo. Prima portavo il burro cacao, invece sto portando questo perché mi trovo meglio. Perché anche mi dà un effetto lucido sulle labbra e quindi mi piace tantissimo. E poi questa è la seconda boccetta di Astra. Ne ho l'ultima nello sportellin. Bello, belle, belle, belle veramente. Questo è una combo, cioè non è una combo, non è, lo utilizzo assieme. Questi sono dei prodotti ottimi per quanto riguarda le labbra. Io, amante di burro di cacao, dove dappertutto ho burro di cacao, questi sono i migliori. Io ne tengo uno, questo qui lo tengo nella tuta, che quando vado da mia mamma, oppure nel marsupio quando vado da mia mamma. Quando esco con la macchina e tutto, invece questo ce l'ho nella vestaglia che tengo a casa e lo metto, mi idrata benissimo le labbra, mi fa stare bene, quindi lo utilizzo molto molto volentieri.
Niente, picciotti, per quanto riguarda questo video è tutto. Ovviamente aspetto i vostri commenti perché sono molto curiosa se avete utilizzato o non avete utilizzato i prodotti uguali ai miei. Ditemi cosa ne pensate, io vi aspetto ovviamente nei commenti numerosi. Vi chiedo scusa per non essere presente, ma anch'io ho una vita privata. Anch'io ho una vita, appunto. E quindi che dirvi? Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!